Eccoci giunti alla solennità dell'Ascensione. Oggi la liturgia ci propone le ultimissime parole e gesti di Gesù nella sua vita terrena. Le ultime parole di qualcuno rimangono sempre impresse nel cuore. Pensate alla partenza di qualcuno che amiamo, quando parte da casa, quando si accompagna alla stazione, all'aeroporto. Le ultime parole, gli ultimi sguardi, l'ultimo abbraccio fa di noi una eredità inesprimibile. L'Ascensione però è una festa molto particolare e direi anche parecchio ambigua, perché dopo che Gesù è risorto, tutti i discepoli si sentivano sicuri, in pace, avevano la quasi certezza che Gesù sarebbe rimasto con loro per sempre. Adesso, dopo la bella sorpresa del ritorno, Gesù invece va via di nuovo. Ma allora, cosa c'è da festeggiare in un addio di Gesù sulla terra? Ma non sarebbe stato meglio se Gesù fosse ancora oggi con noi? Ma non sarebbe stato meglio Gesù al posto di tutti i papi, seppur loro sono successori di Cristo grazie all'opera dello Spirito Santo? Ma non sarebbe stato meglio avere Gesù immortale sempre a disposizione per chiarirci dubbi, interpretazioni e anche per sciogliere certe polemiche all'interno della Chiesa? Ecco, l'Ascensione spiazza tutti, perché umanamente diciamo che non è giusto che Gesù sia rimasto con noi solo 40 giorni da risorto. È una festa che infatti chiude il tempo della risurrezione, il tempo pasquale, però la Pasqua è un tutt'uno: la risurrezione, l'Ascensione e la Pentecoste che vivremo nella prossima settimana. Ecco, con questa partenza di Gesù si apre un tempo meraviglioso, il tempo della Chiesa, perché anziché avere Gesù sempre con noi è iniziato il tempo dei discepoli, come se Gesù dicesse a ognuno di noi: adesso tocca a te, caro cristiano, cara cristiana del 2024. Gesù ci lascia il tesoro del Vangelo anche nelle nostre vite ammaccate. È come se Gesù dicesse: se tu hai creduto a quello che io ho compiuto nella tua vita, adesso vai avanti, non temere, io non ti abbandono, ma vai tu, sii tu la mia voce, i miei gesti. Che grande gioia essere trattati da adulti da Dio in un mondo che ci considera sempre bambini. Che grande gioia essere valorizzati da Dio in un mondo che spesso è più abituato a devalorizzare. Sì, Gesù si fida di te anche quando non ci sarebbe nulla o poco da fidarsi. Gesù scommette che la tua piccola fede possa trasmettere una grande gioia. Gesù ti conferma, come ha fatto con gli apostoli. E gli apostoli io li vedo un po' come quelle scatole quando si fanno i traslochi, dove c'è scritto alto e fragile. Sì, gli apostoli, i discepoli sono alti perché hanno in loro l'altezza di Dio, ma sono anche fragili perché sono uomini e donne come tutti gli altri. Noi siamo alti e fragili, alti nella fede e fragili nell'umanità. Allora inizia il tempo in cui ci si può rendere presente Dio grazie alla nostra testimonianza di vita, nonostante tutto e soprattutto senza avere la paura in noi di non esserne degni. C'è un detto, un Talmud ebraico che dice: se non io chi? Se non adesso quando?
se non qui, dove? Ecco, sei tu il discepolo chiamato dal Signore oggi. E adesso il tempo per far conoscere Gesù agli altri. Ed è il luogo dove vivi tu, dove Dio ti chiama a trasmettere la fede. Il Vangelo di oggi ci fa sentire fondamentali per l'annuncio del Vangelo. Quando? Oggi. Dove? Dove abiti? Da chi? Da te. Ecco l'ascensione. L'ascensione è una festa che ci obbliga alla maturità spirituale, del crescere nella fede. Basta essere bambini nella fede. Dobbiamo essere testimoni adulti, perché certamente grazie al battesimo siamo figli di Dio, ma grazie al battesimo dobbiamo anche essere discepoli coraggiosi. Dio chiede a te di diventare protagonista della Chiesa di oggi. L'ascensione è una festa che ci chiede di andare controcorrente e non essere cristiani da divano, avendo il coraggio di avere sulle labbra il nome di Gesù e non solo valori e etica. Essere coraggiosi cristiani nella fede, senza annacquarla, e soprattutto non temere il giudizio e la critica degli altri se si va al centro dell'annuncio di Gesù Cristo come Dio nato, morto e risorto per noi. Mi piace ricordare una bellissima frase di Papa Francesco che fece durante la veglia della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia del 2017. Papa Francesco disse: «Non siamo venuti al mondo per vegetare, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta». Che bello questo incoraggiamento del Santo Padre. Sì, noi siamo chiamati a lasciare un'impronta della trasmissione della fede che abbiamo ricevuto e che ci ha trasformato la vita. E così, lasciando questa impronta nella generazione attuale, possiamo attuare una trasformazione di fede anche nelle generazioni future. Allora, viva l'ascensione, dove ci sono due grandi partenze. La prima è quella di Gesù verso l'intimo cuore di Dio e la vita eterna. Questo non ci rende orfani, ma ci rende uomini e donne cristiani maturi. La seconda partenza è quella degli apostoli, dei cristiani missionari, per annunciare il Vangelo e non altro. Ciascuno di noi, dove siamo, dove viviamo, nello status in cui viviamo e con la nostra fede. Allora concludo con quella bella frase del Vangelo di oggi dove Gesù dice: andate in tutto il mondo. Gesù con questa frase rompe ogni confine mentale e geografico. Vuole dire che ci invita e ci chiama a annunciare Gesù in famiglia, ad annunciare Gesù nei luoghi di lavoro, tra le amicizie, nella società civile, nella politica, nelle istituzioni, nelle associazioni. L'ascensione è un consegnarci una carta bianca per annunciare il suo amore. È un sentirci slanciati verso tutti, nessuno escluso. È un sognare di immergere la fede di Dio in questa umanità ferita e smarrita, per portare vita, speranza, misericordia, dove c'è appunto disorientamento e paura. Proprio come diceva San Francesco d'Assisi: dove c'è odio, che io porti amore;
dove c'è offesa, che io porti perdono, dove c'è tenebra, che io porti la luce, dove c'è errore, che io porti verità, dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Bene, non esiste allora al mondo solo una forza di gravità che pesa verso il basso. L'ascensione ci insegna che esiste la forza di Dio che ci porta verso l'alto. Mi piace allora vederci tutti noi come delle mongolfiere, che nel momento in cui lasciamo delle zavorre, come le paure, come i dubbi di fede, come delle incapacità finte di annunciare, allora solo a quel punto troveremo la fede, la speranza e l'amore per annunciare Cristo nel mondo e così andare verso l'alto, per essere sempre più vicini alla pace di Dio, all'amore di Dio, a quel Dio che vuole che la nostra vita sia vissuta, nonostante tutto, nella pienezza del suo amore, nell'amore e per l'amore.